Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi parleremo ancora di disegni kawaii e in particolare disegneremo questa bellissima tazza di cioccolata, visto che il tempo è diventato molto freddo e direi che cioccolato è quel che ci vuole. Per creare e disegnare la nostra tazza naturalmente abbiamo bisogno di un foglietto bianco e alcuni colori, tra cui questo bellissimo rosa shocking, il nostro marrone per il cioccolato, una matita con la sua gomma per disegnare la tazza, un rosa un po' più scuro e naturalmente il nostro pennarello nero. Iniziamo a disegnare la tazza come se stessimo disegnando un mega sorriso, per cui partite da sinistra e fate una curva sino ad arrivare al lato di destra. Esattamente in questa maniera. Ora disegnate un arco e naturalmente alla nostra tazza non può mancare il suo manico, per cui disegnate anche un manico alla destra della nostra tazza. Disegnate anche la parte interna della tazza dove andremo a colorare la nostra futura cioccolata, per cui fate due archetti un pochino più piccoli, esattamente in questo modo. Ora andate a disegnare all'interno della tazza i due occhioni tipici dello stile kawaii, per cui due bellissimi occhioni grandi come quelli che ho fatto io. Naturalmente disegniamo anche delle guanciotte sotto gli occhi. Naturalmente disegniamo anche delle piccole ciglia in modo tale da rendere ancora più carina la nostra tazza e andiamo a completare l'interno dei nostri occhi e naturalmente non può mancare la faccina sorridente. Perfetto, ora la nostra tazza è pronta per essere colorata, per cui iniziamo con il rosa a colorare tutta la nostra tazza. Adesso ricopriamo di nero gli occhioni e le ciglia. E naturalmente riempiamo di cioccolato la nostra tazza. Ed ecco qui, adesso con del rosa un po' più scuro, andremo a fare delle piccole ombreggiature ai lati. Esattamente così. Ed ecco qui pronta la nostra tazza kawaii. Come potete vedere è stato veramente semplicissimo e facilissimo. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto naturalmente regalatemi un mi piace. Non dimenticatevi di vedere anche tutti gli altri nostri video e naturalmente non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale. Ci vediamo sempre qui la prossima volta su Do It Yourself Ispirazione. Ciao!